Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Siamo tornati con un nuovo video. E questo è il video che avevo promesso, è il video della partita dopo questo Roma-Milan, ragazzi, signori, 0-0. Sono stracontento perché una partita assolutamente bellissima, giocata fino alla fine. Milan aggressivo dal primo minuto, dove abbiamo avuto la prima palla gol di Keisuke Honda. Tiro, la respinta, poi Poli ha tirato addosso a De Santis. Però, mamma mia, che bella partita! La Roma ha cercato fino alla fine solo con le mani, perché ovviamente con le mani la Roma vince con il tocco di mano. Ha avuto anche l'espulsione per Pablo Estefan Armero, non c'è assolutamente una mano involontaria, non so nemmeno se ha toccato una mano, però ha dato un rosso clamoroso. Così. Gli andava a dare un cartellino e a mostrare il cartellino rosso. Però il Milan si è messo bello compatto, si è arretrato bene in difesa, ha fatto un bel cambietto che mi è piaciuto, ha tolto, mi pare, aspettate, non mi ricordo, se mi metto a Honda, proprio Honda mi sa, giapponese, per inserire Alex, il difensore brasiliano 32enne, che ha giocato una signora partita alla fine. Non riusciva bene a contenere Gervinho, però ovviamente la velocità un po' diversa, solo un pochino diversa. Alla fine, palla gol Roma, gran azione, verticalizza per Gervinho, Yang Biwa di nuovo per Gervinho, gli ha tirato per male addosso a Diego Lopez, che comunque Diego Lopez ha fatto una signora partita. A parte una cosa, non mi è piaciuta, su un cross è ribattuto, la palla ha girato tipo verso la porta e poi ha girato verso l'esterno, per ritornare sul piede di Torosidis. È uscito una merda di Lopez, non ci ha capito niente manco lui, e Torosidis ha tirato in culo alla luna. Meno male, Inzaghi soddisfatto. E poi ultimo cambio, esce Menez, grande partita di Menez, grandi giocate, colpi di tacco, si vedeva proprio Menez, ex Menez, proprio un giocatore che ce l'ha messa tutta, con i numeri anche che ha fatto. Ha rimediato molti cartellini gialli pure noi, però Mixes salta la prossima e anche un altro, mi ricordo, De Jong, boh, non lo so, però alla fine è stato ammonito un altro e anche lui salta la prossima partita pure per Armero. Siamo messi malissimo, cioè non abbiamo un difensore, mi sa, abbiamo solo giocheremo con Zapata e se recuperiamo Rami, spero, dopo Natale. Dopo Natale, sto guardando un attimo, faccio vedere il calendario. Calendario, vedete? Non so se lo vedete. Abbiamo Sassuolo Milan. Non so se lo vedete, ragazzi, aspettate un attimo. Vedete, al contrario, però è Milan Sassuolo. Lo leggete. Vedete? Forza mia. Niente, fatemi riprendere al suono. E niente, raga, questo era tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che dire di questa partita? Partita incredibile. Eccoci ragazzi, quindi partita giocata molto bene dai nostri, buon pressing, buona aggressività, spero che continuate così, lo dico al Milan, spero che la società a gennaio mi porti qualche bel acquisto, perché ci serve un centrocampista, anzi anche due. Montolivo mi è piaciuto molto, per me il migliore in campo forse proprio lo stesso Montolivo, perché cercava sempre di fare il tutto, non voleva mai buttare una palla, sempre impostato bene, mi è piaciuto davvero moltissimo. Quindi bravo Montolivo, bravo Menez, sotto la sufficienza non lo vedo nessuno, perché anche Bonera, stranamente, se Bonera mi pare sufficiente. Quindi niente da dire ragazzi, vi vedo al prossimo video. Forza mia, 0-0, bella.